Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ocsis Turbo Aller, polvere AstraZeneca SPA, ultimo aggiornamento, 28 aprile 2022. Cos'è Ocsis Turbo Aller, polvere? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ocsis Turbo Aller, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ocsis Turbo Aller, polvere? Ocsis Turbo Aller, polvere, ha un farmaco a base del principio attivo formuterolo fumarato, appartenente alla categoria degli adrenergici respiratori e nello specifico agonisti selettivi dei recettori beta 2 adrenergici. È commercializzato in Italia dall'azienda AstraZeneca SPA. Ocsis Turbo Aller, polvere, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ocsis Turbo Aller 4,5 mcg/dose 1 inalatore. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: AstraZeneca SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: formoterolo fumarato. Gruppo terapeutico: adrenergici respiratori. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Ocsis ha indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età pari e superiore ai 6 anni, come terapia aggiuntiva alla terapia di mantenimento con corticosteroidi inalatori, per alleviare i sintomi bronco-ostruttivi e per la prevenzione dei sintomi indotti dall'esercizio fisico in pazienti asmatici quando non adeguatamente controllati con corticosteroidi. Ocsis ha anche indicato negli adulti per il sollievo dai sintomi bronco-ostruttivi in pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. Posologia. L'uso di dosi superiori a quelle normalmente richieste dal singolo paziente per PA di 2 giorni alla settimana a segno di controllo non ottimale della malattia e la terapia di mantenimento deve essere rivalutata. Asma. Nell'asma, Ocsis può essere somministrato una o due volte al giorno, a EUROS dose di mantenimento a EUROS e come a EUROS terapia sintomatica a EUROS per alleviare i sintomi bronco-ostruttivi acuti. Adulti al di sopra dei 18 anni. Terapia sintomatica: 1 o 2 inalazioni per alleviare i sintomi bronco-ostruttivi acuti. Dose di mantenimento: 1 o 2 inalazioni una o due volte al giorno. In alcuni pazienti possono essere necessarie 4 inalazioni 1 o 2 volte al giorno. Prevenzione della broncocostrizione indotta da esercizio fisico: 2 inalazioni prima dell'esercizio fisico. La dose giornaliera di mantenimento non deve superare 8 inalazioni. Tuttavia, occasionalmente, possono essere permesse fino a un massimo di 12 inalazioni nelle 24 ore. Non si devono assumere più di 6 inalazioni per volta. Bambini ed adolescenti dai 6 anni di età in su. Terapia sintomatica: 1 o 2 inalazioni per alleviare i sintomi bronco-ostruttivi acuti. Dose di mantenimento: 2 inalazioni una o due volte al giorno. Prevenzione della broncocostrizione indotta da esercizio fisico: 1 o 2 inalazioni prima dell'esercizio fisico. La dose giornaliera di mantenimento non deve superare 4 inalazioni. Tuttavia, occasionalmente, possono essere permesse fino a un massimo di 8 inalazioni nelle 24 ore. Non si devono assumere più di 2 inalazioni per volta. BPCO. Adulti di età superiore ai 18 anni. Dose di mantenimento: 2 inalazioni 1 o 2 volte al giorno. La dose giornaliera di mantenimento non deve superare 4 inalazioni. Se necessario, per avere sollievo dai sintomi, si possono assumere ulteriori inalazioni, oltre a quelle prescritte per la terapia di mantenimento, fino a una dose giornaliera massima totale di 8 inalazioni, dose di mantenimento più uso al bisogno. Non si devono assumere più di 4 inalazioni per volta. Popolazioni speciali: anziani. Non ci sono particolari requisiti di dosaggio nei pazienti anziani. Pazienti con compromissione epatica o renale. Non vi sono dati disponibili sull'uso di Ocsis nei pazienti con danno epatico renale, vedere anche paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. L'uso di Ocsis Turbo Aller non è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 6 a causa dei dati insufficienti sulla sicurezza e efficacia. NB. Ha disponibile un dosaggio superiore, 9 microgrammi/dose, quale alternativa per i pazienti che richiedono 2 o più inalazioni.
Modo di somministrazione. Istruzioni per il corretto uso di Oxys. Oxys attivato mediante inspirazione, ciò significa che quando il paziente inspira attraverso il boccaglio, il farmaco segue l'aria inspirata arrivando nelle vie aeree. Nota: è importante istruire il paziente ad inspirare vigorosamente e profondamente attraverso il boccaglio, in modo da assicurare l'ottenimento di una dose ottimale. È importante istruire il paziente a non masticare o mordere mai il boccaglio e a non usare mai l'inalatore se risulta danneggiato o se il boccaglio si è distaccato dal corpo dell'inalatore. Il paziente può avere la sensazione di non aver assunto il prodotto a causa della piccola quantità di farmaco erogata. Le istruzioni dettagliate per l'uso sono allegate alla confezione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Informazioni generali: Oxys non deve essere usato, e non a sufficiente, come iniziale trattamento dell'asma. I pazienti asmatici che richiedono una terapia con i due agonisti a lunga durata d'azione devono anche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi specifici di interazione con Oxys. Il trattamento concomitante con altri simpaticomimetici, quali altri i due agonisti o efedrina, può potenziare gli effetti indesiderati di Oxys. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Oxys Turbo Aller, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Oxys Turbo Aller, polvere durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati adeguati riguardanti l'euro-uso di formoterol in donne in gravidanza. In studi condotti sugli animali, il formoterol ha causato perdita degli impianti embrionali, riduzione della sopravvivenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Oxys non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Gli eventi avversi più comunemente riferiti della terapia con i due agonisti, quali tremori e palpitazioni, tendono ad essere lievi e a scomparire entro pochi giorni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I dati clinici relativi alla gestione del sovradosaggio sono limitati. Sintomi. Un sovradosaggio provocherebbe effetti che sono quelli tipici dei due agonisti. Tremori, cefalea e palpitazioni. I sintomi rilevati in casi isolati sono tachicardia, iperglicemia, ipopotassemia, prolungamento dell'intervallo QTC, aritmia, nausea e vomito. A zero è indicata una terapia sintomatica e di supporto. Gestione del sovradosaggio. L'uso di beta bloccanti cardioselettivi deve essere preso in considerazione con estrema cautela dal momento che i bloccanti adrenergici possono provocare broncospasmo. Il potassio sierico deve essere controllato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agonista selettivo dei recettori I2 adrenergici, formoterolo, classificazione ATCR03AC13. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. Il formoterolo ha un agonista selettivo dell'adrenocettore I2 che induce un rilassamento della proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il formoterolo somministrato per via inalatoria ha rapidamente assorbito. Il picco della concentrazione plasmatica viene raggiunto dopo circa 10 minuti dall'inalazione. In uno studio farmacocinetico, la deposizione polmonare di dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità, condotti nel ratto e nel cane, hanno evidenziato che formoterolo esplica i suoi effetti principali sul sistema cardiovascolare causando iperemia, tachicardia, aritmie e lesioni del miocardio. Tali, elenco degli eccipienti. Lattosio monoidrato, che contiene proteine del latte. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Oxys Turbo Aller, polvere a base di formoterolo fumarato sono Furadil, formoterolo EG, formoterolo Viatris, Furtasint, Curovent, Levovent. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.